Eccoci di nuovo qui, andiamo avanti con altri due gironi, oggi è la volta del gruppo 25 e del gruppo 26. Nel gruppo 25 vedremo Lesotho, El Salvador e Guinea Equatoriale, mentre nel gruppo 26 Colombia, Guatemala e Gran Bretagna. Iniziamo subito con la prima partita del gruppo 25, Lesotho, El Salvador. Lesotho in bianco, El Salvador in nero. Vediamo il risultato della prima partita, un bel 5-0 per la squadra fuori casa. Dunque l'El Salvador conquista i primi 3 punti battendo il Lesotho per 5-0. Seconda partita del gruppo, Guinea Equatoriale, Lesotho. Guinea Equatoriale in bianco, Lesotho in nero, finisce 4-0 ancora una volta per la squadra fuori casa. Dunque il Lesotho si riprende dalla sconfitta precedente e vince 4-0 con la Guinea Equatoriale, conquista dunque i primi 3 punti in classifica. Si chiude il girone d'andata con El Salvador, Guinea Equatoriale, El Salvador in bianco, Guinea Equatoriale in nero, e vince un'altra volta la squadra fuori casa. 3 vittorie delle squadre esterne, dunque 5-3 per la Guinea Equatoriale. Dunque la classifica è semplice, 3 punti ciascuno, una vittoria e una sconfitta per ognuna delle 3 squadre. Il girone di ritorno sarà decisivo, Lesotho, Guinea Equatoriale. Lesotho in bianco, Guinea Equatoriale in nero, attenzione, vediamo, è ancora una volta una vittoria esterna, 4-0 della Guinea Equatoriale. Dunque seconda vittoria consecutiva della Guinea Equatoriale che batte il Lesotho. Dunque Guinea Equatoriale va a 6, Lesotho ed El Salvador sono quota 3. El Salvador e Lesotho si affrontano proprio nella quinta partita, vedremo se continuerà il trend delle vittorie esterne. El Salvador in bianco, Lesotho in nero, vediamo, attenzione, no, stavolta vince 3-2 la squadra in casa. Di fatto il Lesotho è eliminato perché chiude il suo campionato con soli 3 punti, mentre l'El Salvador vola a quota 6 punti a pari con la Guinea Equatoriale. Dunque la partita decisiva sarà l'ultima, Guinea Equatoriale ed El Salvador che hanno 6 punti ciascuno. Chi vince passa al turno, in caso di pareggio passerebbe l'El Salvador che ha la differenza reti migliori più 4 contro il più 2 della Guinea Equatoriale. Quindi El Salvador ha 2 risultati su 3, la Guinea invece deve obbligatoriamente vincere. Vediamo chi vince, Guinea Equatoriale in bianco, El Salvador in nero, vediamo il risultato, vince El Salvador 2-3, dunque vince anche quest'ultima partita. Chiude con 9 punti in testa al girone, dunque la 25esima squadra qualificata alla seconda fase è El Salvador. E disputiamo subito anche il gruppo 26, quello che vede protagonisti Colombia, Guatemala e Gran Bretagna. Iniziamo subito con Colombia-Guatemala, Colombia in bianco, Guatemala in nero, attenzione, vince la Colombia 2-0, dunque vittoria 2-0 per la Colombia nella prima partita, 3 punti per la Colombia, 0 per Guatemala, attenzione all'esordio della Gran Bretagna, Gran Bretagna in bianco, Colombia in nero, attenzione, vediamo la Gran Bretagna che vince, vince 4-2, dunque 2-3 punti che vanno alla Gran Bretagna, raggiunge di fatto la Colombia a 4-3, mentre a 0 punti ancora il Guatemala che sarà impegnato in questa terza partita contro la Gran Bretagna. Guatemala in bianco, Gran Bretagna in nero, attenzione, ha vinto ancora una volta la squadra di casa, questo è il girone delle vittorie delle squadre di casa, 4-2 come prima, dunque Guatemala raggiunge le altre 2 squadre in testa al girone con 3 punti, come nel gruppo precedente, tutti a 3, si deciderà tutto nel girone di ritorno, Colombia-Gran Bretagna, Colombia in bianco, Gran Bretagna in nero, ha vinto la Colombia 3-0, risultato di vittoria importantissima perché la Colombia va a quota 6, la Gran Bretagna si ferma a quota 3, ma attenzione ora al Guatemala, impegnato in casa contro la Colombia, Guatemala in bianco, Colombia in nero, attenzione, Guatemala in bianco, Colombia in nero, la Colombia vince e di fatto passa il turno, 5-2, si spezza la serie di vittorie casalinghe con una vittoria esterna che risulta decisiva, dunque la Colombia chiude il gruppo a quota 9, il Guatemala resta a quota 3, ora disputiamo l'ultima partita di fatto inutile perché vale solo per il secondo posto, ma chi vince va a 6 e non verrà sicuramente ripescato, disputiamola ugualmente, Gran Bretagna, Guatemala, Gran Bretagna in bianco, Guatemala in nero, attenzione, ha vinto la Gran Bretagna 2-0, dunque la Gran Bretagna chiude al secondo posto del gruppo con 6 punti, ma la squadra vincitrice del gruppo con 9 punti e quindi passa il turno, la 26esima squadra qualificata è la Colombia,
Dunque, in questi due gruppi, in questo video di oggi, le squadre qualificate sono El Salvador e Colombia. Fra poco per i sorteggi. Eccoli qua i bigliettini, diminuiscono sempre di più, ma sono ancora tanti, perché ci sono ancora tanti gironi, non siamo nemmeno a metà, ma ci stiamo decisamente avvicinando. Sorteggiamo i gironi del gruppo 27 e gruppo 28. Nel gruppo 27 la prima squadra è la Cambogia. Cambogia dunque farà parte del gruppo 27, squadra asiatica la Cambogia, mentre la seconda squadra del gruppo è, attenzione, non pescate addirittura 3, ne scelgo uno, lo apro e vediamo che si tratta di un'altra squadra asiatica, il Kuwait. Dunque il Kuwait, o Kuwait, io lo chiamo Kuwait, giocherà contro la Cambogia nel gruppo 27, mentre la terza e ultima squadra del gruppo sarà la Nigeria. La Nigeria dunque squadra africana in un gruppo di asiatiche. Dunque il gruppo 27 sarà composto da Cambogia, Kuwait e Nigeria, e peschiamo subito le tre squadre del gruppo 28. Eccola qua la prima squadra, che è la Giamaica. Giamaica dunque squadra caraibica, Centro America, farà parte del gruppo 28. Vediamo la prossima squadra, eccola qua, la Repubblica Dominicana. Vi ricordate qualche video fa ci fu la Dominica? Questa è un'altra nazione, è la Repubblica Dominicana, quella di Santo Domingo per capirci. Dunque due squadre caraibiche, bel derby tra Giamaica e Repubblica Dominicana. Terza squadra, vediamo se facciamo un girone tutto caraibico, sarebbe straordinario andare a vederlo proprio ai Caraibi. No, perché c'è una nazione che non è una nazione, è Cipro del Nord. Cipro del Nord, che fa parte in realtà della Turchia, se non sbaglio, non è una vera e propria nazione, ho voluto inserirla ugualmente. Cipro del Nord farà parte del gruppo 28. Riassumiamo brevemente: gruppo 27 con Cambogia, Kuwait e Nigeria, gruppo 28 con Giamaica, Repubblica Dominicana e Cipro del Nord. Ci vediamo al prossimo video, vinca il migliore, ciao a tutti, statemi bene.